Bene ragazzi, oggi vi porto un'apertura di 4 pacchetti Battle Pack 2. Penso di essere uno dei primi in Italia, direi subito di iniziare. Vediamo se ovviamente sono tutti chiusi, vediamo se da questa velocissima posso aprire qualcosa, no? Faccio vedere con me. Qua ok, spero che si sia visto che era chiusa. Allora, scusate anche per la luce. Dente di leone, profeta di attrazione, squalo, megalodonte super antico e la Carcar come rara, buono, e poi il calice proibito Starfoil, anche se non si vede niente. Anzi, aspettate un attimo, accendo la luce. Eccoci qui, vediamo se si vede di più. Anzi, non è Starfoil ma Rara mosaico, vabbè, si capisce. Vabbè, e quella non so se avete visto, ma posso far vedere da qui che sono chiuse. Allora, vabbè, facciamo così che facciamo prima. Adesso, facciamo vedere anche la bustina per essere sicuri. Ecco, siamo tutti sicuri e felici. Secondo pacchetto, se uscissero magari, ecco. Allora, serpente sinistro, meno si vede meglio. Poi, cavaliere ingranaggio antico, scudo punto con catena, rara. E anima del Tiki comune, attacco impenetrabile, si vede niente. Vabbè. No, non è neanche, aspettate. Ecco, no, è questa. Non so se si vede qualcosa. Ecco. Ora si vede. Vediamo. Era il calice, boh. Non capisco. No, non è il calice. Andiamo in cerca della rara mosaico. Capisco quale sia. Sarà. Ah! No. Ah, è la Carcar, rara mosaico. Bellissima. Me ne ero accorto, è la Carcar. E allora. Ah, è la rara, è lo squalo megalodonte. Stiamo facendo un po' di confusione. Quindi. Ok, rara, questa è rara mosaico. Va bene. Vabbè, dai, apri apertura nelle prossime. Ci capiremo qualcosa. Altro pack, chiudo. Cap. Facciamo vedere anche la bustina direttamente, chiudo. Ok, apriamo. Adesso cerchiamo di capire al primo colpo. Attenzione, adesso clonazione è comune, dragonite ascia è comune, inverno fotonica rara. Sì, è rara viverna fotonica e metà o niente, rara mosaico. E poi c'è maledizione di Anubis, ok. Adesso passiamo con l'ultima bustina. Vabbè, è chiuso. Video dura già più del previsto. Vabbè, chiuso anche questo. Vediamo. Allora, la terza è rara e la quarta Starfoil. Beh, allora facciamo, vediamo se riusciamo a fare un piccolo trick. Sì, se ho capito bene, questa dovrebbe. Vabbè, vediamo. So, queste dovrebbero essere le comuni. Dovrebbero, sì, queste. Questa è la rara. E
questo è il potenziamento di questa foglia. Va bene ragazzi, poi volevo far vedere altre due cose, già che ci siamo, volevo far vedere un po' l'Xyz da scambiare, ne sono arrivate 9 da un utente che vi consiglio, Francesco Miramondi. Poi volevo dire un'altra cosa a Dark Zexalcaos, che abbiamo fatto uno scambio, io ho spedito per primo, a lui gli sono arrivate, lui mi ha detto che ha spedito e poi gli sono ritornati indietro e ce le ha ancora lui queste carte, quindi ti dico di spedire al più presto, che mi sembra più che giusto. Beh, qua vedete un po' di carte, qua c'è un altro numero 61 e qua due cose che mi dovrebbero arrivare appunto da Dark Zexalcaos. Che sono un altro 107, questo Excalibur, un C32. O se volete vedere a posto che l'ho spedito, potete andare sul suo canale che ha fatto il video. Poi qua ci sarebbe quasi tutto l'extra del Costellar, composto da due Omega, un M7, tre Pleiades e un Tigras. Poi se non ci credete, ora ce l'ho di là, non voglio dilungarmi ancora. E ve lo faccio vedere, magari con una deck profile. Qua, cartone così. Anche qua. E basta. Poi sempre le solite tre. Vabbè, le volevo farvi vedere. Scorriamo un po'. Vediamo dove cavolo le ho messe. Ecco qua. Che avevo comprato anche altre tre bustine. E queste qua sono le rare che mi sono uscite. Queste qua le rare mosaico. E queste qua le comuni. Scorriamole velocemente. Tra cui la più carina di certo è la Busture. Bene. Quindi penso di essere uno dei primi in Italia. Ciò che è andata abbastanza bene, sono contento proprio della carcara, bella. Ecco qua, non la mosaico. Vabbè, con questo video ci salutiamo, se vi serve qualcosa ditemelo, già durato fin troppo, 4 bustine, 7 minuti, quasi 8, vabbè. Da Tommy, Luigi, Allan, è tutto, al prossimo video, ciao.